Allora, diamo avvio ai lavori di questo convegno. Sono il generale Flavio Agnello, comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza e doverosamente padrone di casa, ma soprattutto un habitué ormai di questo appuntamento, voluto fortemente dalla Fondazione Parete e dal quale abbiamo aderito convintamente con l'atto più palese e manifesto, che è quello della intitolazione della caserma in memoria di Ermando. E quindi, oltre a essere un saluto doveroso e istituzionale, soprattutto un intervento sentito e commosso che faccio ogni volta che ho che mi viene data la possibilità di partecipare a questi incontri. Oggi siamo al terzo evento commemorativo, ormai la manifestazione ha preso un abbrivio di tutto rispetto, sono sicuro che negli anni progredirà ancora verso risultati maggiori. Non ripercorrerò i tratti della vita del nostro caro Ermando, tra l'altro un collega dell'Associazione Nazionale Finanzieri in Congedo leggerà una brevissima scheda fra poco per coloro che ancora non lo conoscono appieno. Nonostante qui sulla piazza, nella città di Pescara, sia molto conosciuto proprio per l'impegno educazionale, che ha portato avanti. Io ho soltanto due brevissime riflessioni sul dovere della memoria, come servitore dello Stato in divisa, come appartenente comunque alla collettività civica, devo dire che provo un'immensa soddisfazione per il ripetersi sempre più frequente di giornate dedicate alla memoria. Il 27 gennaio le vittime della Shoah, il 10 febbraio le vittime delle foibe, il 25 aprile stesso, festa delle liberazioni, il 9 maggio le vittime del terrorismo, aggiungerei anche l'altro ieri, il 23 maggio, il ricordo della morte di Falcone e Borsellino e quindi del riscatto e per l'affermazione del riscatto civico e l'affermazione della legalità. Anzi, aggiungerei, è doveroso, alle nostre spalle un marmo che ricorda anche la tragedia di Rigopiano, quindi il 19 gennaio o il 18 gennaio, è doveroso anche lì mettere un punto fermo come lotta impari tra l'uomo e la natura, tra l'uomo che non sa rispettare la natura. Quindi la memoria è un qualcosa di importantissimo, non deve essere assolutamente divisivo. Fa male al cuore vedere come ad esempio non più tardi del 25 aprile lo scorso anno ci si è sentiti, abbiamo dovuto registrare un dibattito irreale, devo dire, sul dovere istituzionale di partecipare o meno ad eventi commemorativi. La memoria, se ben esercitata, è veramente l'entità di misurazione della storia più significativa, della storia con la S maiuscola, della history, come la chiamano gli inglesi. E la storia deve essere sempre appresa in tutti i suoi aspetti, anche nelle contraddizioni. Forse proprio le contraddizioni che aiutano a capire meglio lo sviluppo della storia. Voglio ricordare soltanto cosa disse a proposito del dovere della memoria Primo Levi, ebreo, partigiano, scrittore, vittima della Shoah, e la Shoah oggi sarà il comune denominatore che legherà anche gli interventi futuri. Chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Questo proprio per scolpire il dovere della memoria. E ieri ho appreso, se così possiamo dire, un'altra affermazione molto importante che ci ribadirà senz'altro il nostro illustre ospite, dottor Giovanni Minoli, quando ieri, parlando in un momento di convivialità, ci ha ricordato che il paese che non ha memoria non ha futuro. Lo risentiremo spesso questa frase e lo ringraziamo fin d'ora. E con questo spirito quindi che dobbiamo avvicinarci a ricorrenze come quella odierna, che sono assolutamente impreziosite dalla presenza di numerosi alunni. Ho il dovere di ricordare che è presente il liceo scientifico Galileo Galilei e il Leonardo da Vinci da Pescara e l'istituto professionale agrario di Ceppagatti.
La loro era una presenza, anzi, io direi che le manifestazioni che stiamo portando avanti sono incentrate esclusivamente sulla loro presenza. Se solo riusciamo a innestare anche nella manifestazione odierna un solo frammento di memoria nelle loro menti, nel loro animo, nel loro cuore, è vero che, come dire, sono la loro memoria affidata soprattutto a strumenti tecnologici, a memorie virtuali, a device, però oltre quello sono sicuro che sanno coltivare anche il culto della memoria e manifestazioni come quella odierna devono servire assolutamente a questo scopo. Tra l'altro, qui in Abruzzo voglio ricordare che la Guardia di Finanza si è allenata, diciamo, ad esercitare il culto della memoria. Il 12 aprile, quindi poco più di un mese fa, abbiamo ricordato la Grande Guerra. Abbiamo ricordato la Grande Guerra e la figura del tenente, medaglia d'oro, valor militare Saul Angelini, che si immolò, che fu eroe durante la Grande Guerra. E qui anche quello era una tappa del percorso dedicato al centenario della Grande Guerra, proprio per ricordare i valori che da quegli eventi scaturirono e che portarono poi anche alla fin fine all'Unione Europea, quell'Unione Europea della quale domani saremo chiamati ad esprimere il nostro pensiero. Il 3 maggio, 20 giorni fa quindi, a Vasto abbiamo intitolato una piazza al finanziere Tommaso Saraceni, vittima delle foibe. Fu rastrellato dalle truppe partigiane di Tito e la cosa si innesta anche nella nostra storia, perché lo stesso Ermanno Parete, quando ci fu la dichiarazione d'armistizio, incrociò la sua avvita, la sua disavventura anche con quella delle truppe partigiane, che però in quell'occasione gli consentirono di rientrare in Italia. Altri evidentemente non ce la fecero, tra cui anche il finanziere Tommaso Saraceni. Oggi celebriamo quindi per la terza volta questa bella, bellissima ricorrenza annuale nella sua terra, nella sua caserma, è intitolata a lui, il ricordo della Shoah in generale. Ma la Shoah deve essere il pretesto per poi arrivare alla figura di Ermanno. Lui stesso nei suoi scritti lascia detto molte volte: sì, non ricordiamo l'Olocausto solo per la Shoah, furono coinvolti partigiani, dissidenti, semplicemente servitori dello Stato, quindi l'Olocausto deve avere veramente il ricordo dell'Olocausto deve avere una portata assolutamente di carattere generale. Io voglio ringraziare innanzitutto gli attori principali di queste manifestazioni, che sono i nostri finanzieri in congedo, l'Associazione Nazionale Finanzieri in Congedo. Ringrazio il comandante provinciale e tutti i suoi collaboratori, sempre attento e sensibile su questi temi, il comandante del reparto operativo aeronavale, comandante della caserma, custode della intitolazione, sempre attento a queste iniziative. Un grazie sentito all'amministrazione provinciale di Pescara e al comune di Appateggio per il forte impegno istituzionale e un grazie infine alla Fondazione Parete e all'instancabile opera di Donato per mantenere sempre vivo il ricordo del caro padre. Alla luce di tutto, e ovviamente chiudo con un ringraziamento generalizzato a tutte le autorità che ci hanno dato l'onore del loro intervento, a partire da Sua Eccellenza il Prefetto della città di Pescara. Io ho terminato, auguro a tutti buon lavoro, prendo le redini, diciamo, del dibattito dal punto di vista della moderazione e con molto onore chiedo di esprimere un indirizzo di saluto il dottor Antonio Zaffiri, presidente della provincia, che in questo caso può sfruttare anche il microfono mobile che mettiamo a disposizione. Grazie. Grazie generale. Grazie generale, buongiorno a tutti, un caro saluto. Porto il saluto di tutta la provincia, l'amministrazione provinciale. Vorrei ringraziare il comandante provinciale Grisorio, il colonnello Bruno e il dottor Beato per la collaborazione mostrata nell'organizzare questo evento così importante. Da parte mia è doveroso ringraziare tutti i dirigenti scolastici che hanno accolto con la loro presenza oggi la partecipazione, ma soprattutto voglio ringraziare le scuole che oggi sono qui presenti. Non mi voglio ripetere perché già il generale ha detto, però ringrazio
il professor Bocchia, il dirigente Bocchia per il Leonardo da Vinci, il professor Cappello per il Galilei e la dottoressa Marsili per l'Istituto Cuppari di Alanno, perché con la loro presenza, la loro partecipazione con i ragazzi non facciamo altro che continuare a fare l'opera civile fatta da Ermanno Parete. Nell'ultimo periodo della sua vita si è impegnato civilmente nel trasferire la memoria proprio con un impegno civile con i ragazzi della scuola, delle scuole. E quindi oggi non facciamo altro che continuare quello che ha fatto Ermanno Parete. E quindi motivo di orgoglio e importanza. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie. Grazie Presidente, ci onora della sua presenza il signor Sindaco della città di Pescara, che è tra l'altro sempre vicino alle nostre manifestazioni, e di questo lo ringrazio anche a conclusione del mandato. Lo prego di avvicinarsi al tavolo di presidenza per un indirizzo di saluto, e anche a lui do il microfono mobile, grazie. Grazie Generale, buongiorno a tutti. È con un'emozione particolare che mi accingo a fare questo breve indirizzo di saluto, perché se mi guardate bene notereste che io sono uno yogurt, perché ho qui tatuata la data di scadenza in quanto appunto sono sindaco uscente e però mai cittadino disinteressato. Ermanno Parete è un luminoso esempio di dedizione alla Guardia di Finanza, alle istituzioni e a quella entità immateriale che è il generale Aniello, e che nel corso del dibattito sono certo si approfondirà ulteriormente, che si chiama memoria, perché noi possiamo, diciamo, fare più o meno esercizi linguistici per trovare definizioni idonee, ma resta il fatto che la memoria è quello che ci fa andare avanti, e non per un omaggio sterile al passato per fare quelli che guardano all'indietro, ma perché la memoria è come l'acqua per una pianta, e quella pianta siamo noi, siamo la comunità, la cittadinanza, perché senza sapere da dove veniamo è difficile immaginare una traccia, una rotta verso cui andare. Il caso vuole che proprio qualche giorno fa sia andato ad Abateggio, saluto l'amico, collega e past president della provincia Antonio Di Marco, dove ho visto la targa che ricorda la casa natale che è in vendita, come voi tutti saprete. Mi auguro infatti che ci sia uno sforzo istituzionale naturalmente per acquistare quell'immobile e destinarlo ad uno spazio che, ricordando la figura di Ermanno Parete, insomma, ne perennemente in qualche modo come un monumento, insomma, dei ricordi l'operato. Ultima considerazione, Ermanno Parete io l'ho conosciuto naturalmente, se n'è andato 3 anni fa, 93 anni, aveva appena 20 anni nel 1943 quando venne rastrellato dopo l'8 settembre e spedito a Dachau. Vedendo i ragazzi qui presenti mi viene un brivido, perché era poco più grande di voi, poco più, quanti anni avete? 16, 17. E voi immaginate cosa può significare essere strappati dai propri affetti, dalla propria famiglia, dalla propria esistenza, sia pur difficile in tempo di guerra, e precipitati nella bestia umana, in uno dei luoghi drammaticamente simbolo del Novecento e dei suoi drammi. Questa lezione non dimentichiamocela mai, perché un tempo chi non la pensava come, diciamo, il regime finiva lì. Insomma, mi sembra che abbiamo fatto molti passi in avanti, ma dobbiamo considerare che queste conquiste vanno annaffiate anche loro come una pianta ogni giorno. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie signor Sindaco, il quale ha voluto ricordare l'importanza della memoria e dei luoghi della memoria. Allorquando abbiamo deciso di intitolare questa caserma, nel protocollo d'intesa che stipulammo con la Fondazione e con la Presidenza della Provincia e con il Comune di Abateggio, decidemmo che da quel momento in poi, da due anni a questa parte, questo sarebbe stato sempre un luogo di esercizio della memoria, e oggi rispettiamo questo impegno. Chiedo al luogotenente Pietro Todisco di avvicinarsi e di leggere una scheda, in modo per coloro che non conoscono... Faccio a posto? No, sempre qui, si metterà qui, non c'è problema. Di leggere una scheda
per far conoscere le notizie, diciamo, quelle che noi chiamiamo in gergo matricolari, le notizie personali, soprattutto a favore dei più, evidentemente dei più giovani. Prego. Desidero comunicarvi solo alcune notizie di carattere personale sulla grande persona che stiamo commemorando, il compianto socio dell'ANFI, vice brigadiere, titolo onorifico, commendatore Ermando Parete. Nato il 15 febbraio 1923 ad Abateggio, provincia di Pescara. Ultima residenza in Pescara, è deceduto il 25 gennaio 2016. Ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dall'11 maggio 1942 presso la Scuola Alpina di Predazzo al 14 agosto 1969. Socio ordinario benemerito della sezione ANFI di Pescara dal 1973. Uomo numero 142.192. Arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza l'11 maggio 1942 presso la Scuola Alpina di Predazzo con la qualifica di finanziere, viene assegnato all'undicesimo battaglione mobile della Guardia di Finanza. Viene catturato dalle SS l'8 settembre 1943 nei pressi di Cimaldomo, Treviso, e trasferito nel carcere di Udine per poi essere deportato nel famigerato campo di sterminio e di eliminazione nazista di Dachau. Il 29 aprile 1945 fu liberato dalla settima armata americana e, terminata la guerra, rientrò in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza fino alla data del congedo. Dal 15 agosto 1969, con il passaggio agli impieghi civili, ha svolto le funzioni di commesso aggiunto di dogana presso le dogane di Genova, Ancona e Pescara fino al 14 febbraio 1988. Decorazioni ed onorificenze. Tre croci al merito di guerra datate 13 giugno 1951, 23 marzo 1954, 13 dicembre 1958. Due medaglie al merito di guerra di liberazione 1943-1945, concesse dal Ministero della Difesa. Una medaglia zebrata con al centro il triangolo rosso ed il simbolo IT, emblema dello sterminio del campo di Dachau. Diploma d'onore quale combattente per la libertà d'Italia anni 1943-1945, datato 6 agosto 1948. Croce d'argento e d'oro al merito di servizio nella Guardia di Finanza. Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana in data 2 giugno 1991. Onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana in data 27 dicembre 1995. Onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana in data 2 giugno 2002. Medaglia d'onore quale militare ex combattente internato nei campi nazisti concessa dal Presidente della Repubblica. Diploma di concessione della medaglia al merito dell'ANFI in quanto iscritto al sodalizio da oltre 30 anni. Per il suo impegno a tenere viva la coscienza e la testimonianza sulle atrocità dei campi di sterminio, attraverso incontri con studenti e rappresentanti delle istituzioni in ambito nazionale, ha ricevuto numerosi riconoscimenti consistenti in medaglie, targhe e attestati di benemerenza. Attestato di benemerenza e medaglia concessa dal sindaco del comune di Genova in data 5 maggio 1971. Attestato di benemerenza concessa dal sindaco del comune di Pesco Sansonesco in data 23 marzo 1995. Medaglia d'oro concessa dal presidente della provincia di Pescara in data 24 aprile 2001. Attestato di benemerenza concesso dal sindaco del comune di Rocca Morice in data 1 febbraio 2002. Attestato di benemerenza concesso dal sindaco del comune di Loreto Prutino in data 7 ottobre 2002. Medaglia della Guardia di Finanza concessa dal comandante del nucleo regionale Polizia Tributaria Abruzzo di Pescara in data 15 febbraio 2003. Attestato di benemerenza concesso dal presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Finanziaria d'Italia in data 15 febbraio 2003. Grazie. Grazie. Quindi abbiamo visto questa descrizione, tra l'altro veramente densa di riconoscimenti, ma io credo che in questo momento lui sono questi riconoscimenti, questa piazza, questo convegno, quelli che sicuramente apprezza di più anche in questo momento. Vorrei che lo ha fatto già con enfasi il nostro amico luogotenente, vorrei che rileggesse uomo numero, perché forse nel raccontare i fatti si è sfuggito. Che cos'era lui? Com'era? Uomo numero 142.192.
Ecco, mi rivolgo soprattutto alle giovani generazioni. Era questo allora il massimo dell'annullamento della personalità, quello di non essere più chiamati con nome e cognome, ma di essere identificati con il genere, uomo, numero, e con una sequenza di numeri, tra l'altro impressi sulla propria pelle. Questo per significare veramente il massimo, come dire, dell'orrore che poteva essere compiuto in quei frangenti. Grazie, può tornare a posto, grazie. Lasci il posto. E a questo punto vediamo un brevissimo video. Noi lo abbiamo evocato, lo vediamo nella foto di spalle, che è un momento iconografico particolare. Ora diamo vita alla sua figura, visto che le tecnologie ce lo consentono e non si tratta di molti anni addietro, e prego la regia di mandare in onda questo breve video su Ermanno Parete che si racconta. Grazie. Vissuto ogni giorno come fosse l'ultimo giorno. All'alba una domanda: resterò vivo fino a sera? Pensavo, quando mi fucileranno morirò gridando, viva la finanza, viva l'Italia. Faccio la selezione, i più giovani da una parte, i più anziani da un'altra, le donne con i bambini, sempre nude le donne, eppure noi, da un altro angolo, le donne senza bambini da un altro angolo, insomma facciamo certo. La selezione, perché certo. Questo? Per stabilire quelli che erano idonei ai lavori forzati e quelli che erano inutili e improduttivi venivano eliminati. Quindi adesso come li eliminavano? Venivano portati ai forni crematori. Ai forni crematori, allora. Sì. Faceva freddo e arrivò un colpo di sole, io mi mise per riscaldarmi un po', che noi eravamo vestiti con una divisuccia di tela zebrato. E batti, né una mutandina malietta, in certa maniera, solo questo straccio, immagina certo. Germania, sai, d'inverno, gennaio, certo, che poi è stato un inverno terribile, sai, oltretutto. Immaginiamo tutti la fame, gli stenti. Allora, questo di sole, mi messo in un angolo per riscaldarmi un po', mi abboccai, insomma, certo. E mi ritrovai sopra il carrello che prendevo, che poi avevo... Migliaia di volte l'avevo portato pure io quel carrello, insomma. Certo. Se arrivava là, se lasciava il carrello, perché vicino ai forni non potevi accostare. Certo. Perché prima di che io mi vado a bruciare. Poi ci ripensavo lungo il carrello e si toglieva. Addirittura. Anche perché qualcuno dice, ma perché ci deve andare? Resiste un altro po'. Le catastrofe insomma, le gente che voleva morire, andavano vive dentro i forni. Perché... Lì erano botte all'impiedi, alle 4 della mattina svegli, più nevicava, più ti cacciavo fuori, più ti mettevi sempre inquadrato, per 5. Molti si rifiutavano di fare le cose, si fece sparare. Io so che soltanto per un motivo lei resisteva, no? Sì. Ripensava ai suoi genitori. E a mio padre. Le tornavano alla mente i volti. Mio padre si è rifiutato di... io ho resistito. Perché mio padre si è rifiutato di firmare, no? Allora la maggiorità era 21 anni, io me ne sono andato via 18 anni, lui dice non firma, con la guerra che ti ammazzano. Certo. Quindi come rispettare una volontà espressa da suo padre con quel rifiuto? Quindi le tornavano alla mente? Esatto, allora si aveva ragione lui, io ho resistito. Che le nuove generazioni... sanno io, vagamente esatto, quello che avete, dalle scuole quello, per raccontare, quello che avete subito esatto. Voi. Senta, a quali umiliazioni siete stati sottoposti? Quando ti do il nome e cognome e cioè, ti metti il numero. Addirittura vi sputavate, vi facevano si sputare? Sputava addosso, poi in tedesco la cac si chiama Scheiße com, Scheiße raus. Poi i capelli divisi a metà, fuori classi, cioè... razza inferiore, sì. Allora lì con la macchinetta... Ve lo ripetevano in continuazione? Continuamente. Sì. Il tatuaggio lei se l'è fatto togliere con un intervento chirurgico. Sì. Questo ricordo purtroppo terribile non glielo toglierà nessuno perché no, ce l'ha dentro di sé. E pur la notte... Sì. Avrà ancora gli incubi, voglio dire. Sto no? Male. Parliamo di un giorno felice, arrivarono gli americani, si aprirono questi cancelli. Sì. Al tramonto di un giorno di primavera, 29 aprile 1945...
in vile davanti al plotone di esecuzione SS, perché noi dovevamo essere fucilati. In attesa di essere fucilati, arrivarono i soldati della settima armata americana e con essa la vita e la libertà. Ho vissuto ogni giorno come fosse l'ultimo giorno. All'alba una domanda, resterò vivo fino a sera? Pensavo, quando mi fucileranno, morirò gridando, viva la Guardia di Finanza, viva l'Italia. Uomo numero 142 e 192, ex Armando Parete. Ecco, voglio solo rimarcare ancora di più quando lui dice numero ex Armando Parete, proprio il massimo dell'annientamento. E soprattutto proviamo soltanto a immaginare che cosa vuol dire vivere ogni giorno con l'incubo di poter pensare che quello sia l'ultimo giorno. Anzi, fu liberato che già si trovava davanti al plotone di esecuzione. Probabilmente erano esecuzioni di massa proprio per evitare di doverne rendere conto all'esercito di liberazione in modo troppo evidente. Detto questo, il commosso ricordo, consueto, commosso ricordo da parte di Donato. Prima da parte del sindaco di Apateggio, perfetto, sì, l'avevamo concordato in questo modo e chiedo scusa. Grazie generale, grazie a tutti per questa nutrita e importante partecipazione, ma grazie a Donato e a Francesca con i quali abbiamo in qualche modo ragionato da qualche tempo a come fare a ricordare il nostro concittadino speciale, Armando, che speciale per la comunità di Apateggio non è stato fino al 2004, perché avrete notato che nessuna benemerenza ha avuto dal comune di Apateggio. Non so quanti di voi hanno notato questo, credo che non sia sfuggito. Perché è accaduto questo? Perché ad Apateggio, io sono sindaco da 15 anni, incominciamo a parlare di appunto Armando esattamente 15 anni fa e ne parliamo a testa alta perché sapevamo, io sapevo e l'amministrazione che allora si insedia sapeva perché aveva in sé un gruppo di giovani che aveva studiato, incontrato e saputo di Armando e chi ci aveva preceduto non aveva mai voluto evidenziare questo pezzo di storia personale di Armando perché si voleva tacere. Perché nell'entroterra di questa provincia, lo dico a Gianni Minoli, esiste ancora un insediamento culturale che è quello di chi pensa che quel sistema dittatoriale che abbiamo subito fosse anche qualcosa di utile e di funzionale per la crescita delle aree, come dire, un po' più depresse dell'entroterra. E ancora in 15 anni ormai di tempo abbiamo superato, diciamo, alcuni modi di pensare e di ragionare e 15 anni fa io ricordo con vedo qui la presenza di Angeloni che mi fa molto piacere ed altri ancora quando li invitammo proprio al municipio di Apateggio ci fu una nevicata incredibile, era il 29 gennaio del 2005 quando pensammo di mettere proprio una pietra, cioè all'ingresso del municipio che parla proprio della vicenda della deportazione, della Shoah. Ed era il giorno in cui con Armando, con Donato, con la mamma di Donato, avevamo appunto immaginato di ricominciare a scrivere la storia vera di Armando. Questa nevicata non ce lo consentì pienamente. Per la verità Armando arrivò in comune, nonostante un metro di neve. Altre autorità provinciali non poterono arrivare. Mi chiamò l'allora prefetto e mi disse ma è impossibile praticare funzionalmente diciamo, l'arrivo con i mezzi, quindi è meglio rinviare. E rinviammo poi alla data di aprile, si ricorderà Donato, che fu la data in cui di nuovo il paese venne messo a confronto rispetto a questo pezzo di storia. Il paese venne invitato non solo nel municipio, ma io invitai il parroco a fare una iniziativa in chiesa, perché la chiesa di San Lorenzo è la chiesa che poi ebbe la possibilità, quando tornò Armando in paese e aveva 29 kg di peso, suonarono le campane a festa e in chiesa ricordo ancora le lacrime dei cittadini che fino allora dicevano che questo aspetto non fosse mai accaduto, che questo pezzo diciamo di vita così privata ma non privata fino in fondo
era qualcosa di inventato. Parliamo del 2004-2005, non parliamo di 50 anni fa. Ecco, a me è toccato mettere in piedi con Donato un percorso anche culturale adeguato in paese, e quando poi la Guardia di Finanza sceglie, generale, di portare il nome di Ermando ai più alti livelli della come dire, funzione che può svolgere un cittadino meritevole, che è quello di rappresentare addirittura un luogo come questo, il luogo per eccellenza che rappresenta il rigore, l'attenzione, la verifica puntuale della gestione anche della cosa pubblica, non solo della cosa privata, beh, credo che Ermando ci abbia veramente dato una lezione enorme a tutti, in silenzio, perché lui non pretendeva nulla. Lui è vero, lui andava nelle scuole, parlava così come l'abbiamo sentito, aveva un linguaggio semplice, diretto, chiaro, non aveva difficoltà. E quando poi mi incontrò come sindaco, perché io lo incontrai prima di essere sindaco, ero presidente di Proloco, proprio al comune di Pescara, quando venne insignito di un riconoscimento, e disse: ma perché ad Abateggio questo non è successo? E lui disse: ma non lo so, forse non lo sanno, ma non fa niente. Cioè, lui non diceva nulla di diverso da questo. E allora io credo che questo momento di oggi, così come gli altri momenti che abbiamo messo in piedi, mi fa piacere che il presidente della provincia e tutti i vari vertici provinciali siano stati concordi a portare avanti questo progetto, che non è un progetto che riguarda soltanto Ermando Parete, riguarda tutti coloro che hanno avuto questo purtroppo tragico diciamo episodio di vita privata, e che forse non hanno avuto la possibilità, la capacità di raccontarlo. Ce ne saranno tantissimi ancora che nessuno mai ricorderà. E quando si diceva prima della voglia di mettere in piedi anche un progetto, è vero, noi stiamo portando avanti anche con la Fondazione Pescara Abruzzo la possibilità di rilevare l'abitazione che nel frattempo è passata di proprietà, perché lì vogliamo identificare il luogo che deve essere il luogo della memoria, ma utile soprattutto a voi ragazzi. Voi siete tanti oggi qui presenti, per voi può sembrare una casualità essere qui, ma vedrete che strada facendo, vi ricorderete di questa giornata, che non è stata una casualità. Siete qui perché siete voi i veri ambasciatori dell'esperienza passata di Ermando. Io ringrazio ancora la Guardia di Finanza e Donato, perché quando poi in Bocconi l'anno scorso siamo stati a portare il riconoscimento a un insignito, diciamo, della Fondazione Parete di un premio importante, ci siamo resi conto che l'Abruzzo, non solo Parete, l'Abruzzo intero, a Milano insomma, è riconosciuto pienamente per un pezzo di storia che rimarrà nella storia. Quindi io ringrazio veramente tutti quelli che lavorano nella Fondazione Parete, che portano avanti insieme alle istituzioni questo progetto. Poi con Donato c'è un'amicizia da ragazzini, insomma, io vi svelo solo un aneddoto. Quando Donato veniva in paese ad Abateggio, io ero piccolo come lui, abbiamo la stessa età, solo che io avevo avuto un'esperienza in Francia, a Parigi, e quindi avevo una formazione, una cultura diversa dai nostri, diciamo, amici proprio del paese. Allora lui arrivava da Pescara sempre ben vestito, preciso, e quindi in paese ci si sporcava per strada, diciamo, tornava a Pescara un po' in disordine. Però gli altri amici difficilmente capivano, no, la cultura, lo stile di Donato. Era un diverso per, diciamo, i cittadini del borgo. E io invece con lui mantenevo questo rapporto stretto, perché riuscivo a capire la levatura di Donato. E il tempo poi ci ha visti di nuovo mettere in campo questa importante sfida. E per me, per lui, per la famiglia, insomma, c'è grande attenzione e rispetto per quello che le istituzioni ai più alti livelli hanno fatto per la memoria di Ermando. Grazie. Bene, chiudiamo la prima parte dedicata ai saluti istituzionali e ai ricordi con un breve intervento del generale Mario Marco Angeloni, che prego di avvicinarsi. Posso riavere questo microfono perché lo porgerò al mio collega, il quale ha avuto la fortuna di averlo non come dipendente, perché in quel momento non era in servizio attivo, ma devo dire, ne sono sicuro, come amico fraterno. Prego. Grazie. Cosa dire di più? È stato detto tutto di Ermando. Io volevo solo ricordare qualche aspetto, diciamo così, più umano, più vicino a noi. Innanzitutto, come l'ho conosciuto? Conosciuto a un pranzo che è seguito a una cerimonia dell'ANFI. Io ero appena arrivato qui a Pescara, comandavo il nucleo regionale
di Polizia Tributaria, e dopo questo incontro conviviale si presentò davanti a me questo signore che mi dice: io ho un cruccio. Innanzitutto mi raccontò un po' la sua storia, pochi minuti perché fu un incontro non molto lungo, e poi dice: io ho un cruccio. Io vado nelle scuole e vengo chiamato un po' dappertutto a raccontare questa esperienza, a mantenere viva la memoria, però nella Guardia di Finanza nessuno mi ha mai chiamato. E allora ho cominciato a parlare con lui di queste cose, ci siamo conosciuti meglio, l'ho portato all'Aquila, alla scuola ispettori e sovrintendenti, dove parlò nell'aula magna a centinaia di allievi. E da allora è iniziato un po' un sodalizio, diciamo, un'amicizia con Ermando, con Donato, e tant'è che venne anche a Roma al liceo Plinio, che frequentava mio figlio, venne a parlare anche in questo istituto. Insomma, è nata questa amicizia che si è protratta fino alla sua scomparsa. Ma la cosa che mi ha più colpito e che penso sia da rimarcare di Ermando Parete è quella sua voglia, quella sua determinazione, perché di non lasciar trascorrere questo tempo che gli rimaneva senza ricordare, senza tramandare questa memoria di quello che può succedere quando diciamo la storia vira verso un certo percorso. E lui ci teneva molto, voleva sempre andare in mezzo ai giovani, voleva raccontare, voleva che la memoria non si perdesse. Ecco, questa è la cosa più importante. Un'altra cosa che mi viene adesso in mente è che lui diceva che ha resistito a tutte quelle prove in mani che gli hanno imposto durante l'internamento, oltre che per il ricordo dei genitori, come è stato detto, del padre, eccetera, anche grazie, lui lo diceva sempre, all'addestramento ricevuto nella scuola alpina della Guardia di Finanza. Disse: l'addestramento che mi è stato dato lì mi ha consentito di temprarmi, di imparare a resistere a tutte le avversità, e anche quello mi ha aiutato moltissimo. E un'altra cosa che è stata detta anche nel filmato, che lui ha detto nel filmato, che mi colpì moltissimo: davanti al protone di esecuzione lui avrebbe gridato viva l'Italia, viva la Guardia di Finanza. Questa testimonianza del suo amore per l'Italia e per le istituzioni. Grazie. Grazie del ricordo sicuramente commosso che ci hai dato. Aggiungo un altro particolare: durante la prigionia, dove tra l'altro era anche ben voluto proprio in ragione della giovane età, amava cantare l'inno della scuola di Predazzo per distrarre, così si può dire, se stesso, ma soprattutto per incoraggiare i compagni di sventura. Allora, abbiamo terminato la parte doverosamente dedicata ai ricordi e ai saluti. Lascio il microfono e la parola a Donato e all'illustre ospite che ha voluto portare, che, come vedremo fra poco, come dire, è veramente l'ambasciatore per eccellenza della storia con la S maiuscola, e dal punto di vista comunicazionale non ha bisogno neanche di essere raccontato e presentato. Lascio volentieri la parola a Donato, prego. Grazie generale Aniello, i ringraziamenti sono al generale Aniello, al colonnello Grisorio, perché questa caserma è aperta ogni anno, come era stato detto da un po' di tempo, per fare questa giornata dedicata agli studenti, ricordare Ermando Parete e ricordare quello che lui veniva a raccontare agli studenti. Certo, non mi aspettavo che trovaste quei materiali video, quindi sono senza parole, quindi meno male che non devo parlare di mio padre, che ne hanno parlato tutti gli altri, perché dopo queste immagini sarebbe difficile parlarne. Preferisco parlarvi del premio invece, almeno questo riuscirò a farlo con più forza. Termino però i ringraziamenti, oltre che ai padroni di casa, il generale Aniello e il colonnello Grisorio, che mantengono questa caserma aperta ogni anno per il premio Parete, per la prima parte del premio Parete. Ringrazio per la presenza anche quelle che erano le adorate nipoti di mio padre, loro zio, e che sono presenti qui: Donatella Parete,
e Anna Parete, perché rappresentano la famiglia a cui mio papà teneva, e poi Donatella Parete, mia cugina, è stata la madrina di questa caserma nel 2017, quando il premio Parete è nato, esattamente ad un anno dalla scomparsa di mio padre. Poi ringrazio, anche perché l'abbiamo appena ascoltato, e per ben ascoltare lui mi sembra di vedere mio padre accanto a lui, quindi il fatto che ci sia il generale Mario Marco Angelone è sempre per me un'emozione, e io sono gratissimo del fatto che lui, pur vivendo adesso a Roma, comunque ogni maggio qua in caserma Parete a ricordare mio padre, e poi nel secondo momento del premio Parete, che è quello di ottobre a Milano, quindi veramente la presenza del generale Mario Marco Angeloni è una gioia immensa. Chiudo, sarò sinteticissimo, voglio dirvi solo come si sviluppa il premio, anche il senso che abbiamo cercato insieme ad Antonio, insieme al generale Angeloni, insieme agli altri ufficiali della Guardia di Finanza, insieme alla mia Francesca, che dopo le 20 ore di lavoro al giorno mi consente anche di dedicare altro tempo alla preparazione del premio, ad Andrea Beato, Luca Morvilli, Alessandra Rosa, tutti quelli che sono in qualche modo il comitato scientifico in questo momento del premio, e che spero che crescerà sempre. È un comitato scientifico che ha cercato di guardare a due momenti che costituissero il premio: uno in maggio in caserma Parete, dove uno studioso o giornalista di grandissimo livello, come siamo riusciti a mantenere in queste tre edizioni, come ci dovremmo sforzare di mantenere, fosse esattamente la figura in grado di continuare contenutisticamente il discorso di mio padre, di andare dai ragazzi a dire: guardate un po' che cosa è successo qualche anno fa, e era il messaggio di ogni sopravvissuto ai campi di sterminio, il caveat di attenzione che il baratro si può riaprire, attenzione che la storia si ripete, e come introduceva il generale Agnello, soprattutto se la si ignora fa ancora di più brutti scherzi la storia. Quindi questo messaggio era per voi, questo messaggio deve continuare, ed è continuato con giornalisti come Ferruccio De Bortoli, poi Paolo Mieli, vi ricordate bene, lo scorso anno qua, e adesso abbiamo Giovanni Minoli, e continuerà sempre con questa levatura in grado di continuare a raccontare ai ragazzi. Poi c'è una seconda parte del premio, perché in realtà non era sfuggita alle presentazioni di nessuno di voi, anche un po' per il carattere di mio padre, che era tutt'altro che, come dire, tutt'altro che ripiegato su se stesso, diciamo così, per usare un eufemismo. Quindi i suoi racconti, oltre alla commozione, oltre a impietrire i ragazzi, perché i ragazzi quando lo ascoltavano, e si sa quanto è difficile catturare l'attenzione dei quindicenni, dei sedicenni, in quest'età, alla vostra età ed oggi, in realtà lui li impietriva, quindi dopo pochi minuti erano fermi in silenzio con le lacrime agli occhi e come dire, certo non ciacolavano, ma erano ben attenti ad ascoltarli. Ma poi il messaggio a loro era anche un fortissimo sferzamento a studiare, ad impegnarvi. Il senso che lui voleva dare al racconto, ed è anche il senso che abbiamo preso come premio, è che se c'era in qualche modo, come dire, un'interpretazione da dare a quello che era stato l'assurdo clima del momento e l'assurda situazione che l'aveva portato al campo di sterminio di Dachau, e ad avere la quasi certezza di non tornare indietro vivo, e che c'era un clima per il quale c'era il nemico, che allora ovviamente era l'ebreo. Era colpa dell'ebreo se nella vita non si riusciva. E diceva: ragazzi, attenzione, perché questi qualunquismi che vi fanno semplicisticamente nascondervi dietro a un alibi, e lui diceva, attenzione alla frase, vi hanno rubato il futuro, nessuno vi ruba il futuro, ce l'avete tutto in mano il futuro, quindi datevi da fare, studiate, e il suo messaggio era proprio di assoluto impegno, l'orrore si supera, ma poi voi ragazzi dovete pensare che non esiste il nemico che tiene le fila, come dire, delle vostre
eventuali determinate disavventure. Non è così. Non esisteva allora il nemico ebreo, non esiste oggi il nemico politica, il nemico casta, il nemico finanza, il nemico banche. Queste sono tutte scuse. Pensate a studiare, questo era il messaggio ogni volta. Per cui il premio Parete ha voluto riprendere questo senso con la seconda parte del premio. La seconda parte del premio, chiudo, si tiene in ottobre a Milano, in Bocconi. È stato bellissimo che la presenza di molti di coloro che sono qua oggi erano in ottobre in Bocconi e ci saranno, me lo auguro, vi inviterò e vi cercherò che veniate a tutti i costi, anche questo ottobre 2019 in Bocconi, perché lì ci sarà invece l'assegnazione del premio Parete dopo la proclamazione da parte dello studioso, del giornalista, l'assegnazione del premio a colui che in qualche modo incarna invece la riuscita nel mondo dell'impresa, della finanza, dell'industria, perché il mito ottimistico di mio padre alla fine era: ragazzi, datevi da fare, non c'è un nemico che vi ruba il futuro, ce la potete fare. Ed ecco qua la testimonianza di qualcuno che ce l'ha fatta. Abbiamo avuto meravigliosi imprenditori, poi uomini di impresa e manager in queste primissime edizioni, il premio appena nato, speriamo che l'augurio del generale Aniello sia rispettato, che questo premio abbia ancora una lunga storia. Per adesso è un premio recentissimo. Abbiamo avuto un imprenditore come Marco Carrai, che è venuto a raccontare la sua storia, il suo entusiasmo nel fare impresa e il suo entusiasmo anche nell'andare controcorrente e nell'avere rapporti forti con il mondo di Israele, che tuttora poi, come dire, non solo il nemico, le banche, ma oggi è un momento in cui persino l'antisemitismo bisogna guardarsi. Questo è veramente inquietante dopo 70 anni, dopo 75 anni da quei tempi. Marco Carrai ci ha mostrato anche questo coraggio. Poi l'anno scorso, premio Parete 2018, in Bocconi, a ritirare il premio c'è stato il super manager, che è veramente una bandiera dell'Italia nel mondo, Vittorio Colao, perché è stato World CEO, il numero uno al mondo della multinazionale Vodafone, che è bene nella mente di tutti noi, e veramente lui è stato una testimonianza di dire: ragazzi, se vi date da fare, lui si è dato da fare in Bocconi, si è dato da fare andando negli Stati Uniti a fare un MBA, se vi date da fare potete arrivare in cima al mondo. Questo era il messaggio di mio padre, questo ha detto anche Colao, che in cima al mondo da grande manager ci è arrivato e ci continuerà a stare. E ultima cosa, la concretizzazione poi di come Carrai, Colao hanno mostrato la possibilità di riuscire impegnandosi, è poi data dal fatto che il premio Parete si concretizza anche in una borsa di studio. La borsa di studio premio Parete va a un giovane studente, a una giovane studentessa, per essere sostenuta in parte negli studi in Bocconi. Siamo partiti con una ragazza meravigliosa, piccola particolarità, nelle lunghissime, tantissime presentazioni del premio Parete in questi mesi, con la mia Francesca, l'altra sera eravamo alla cena dell'Associazione Amici di Israele, del Museo di Israele di Gerusalemme. Lì abbiamo conosciuto il meraviglioso, eclettico direttore delle Gallerie d'Italia, il museo di Intesa, il museo di Gruppo Intesa, Giovanni Morale, convintissimo credente, diceva: nulla succede per caso. Io non ho le stesse radicate convinzioni, ma spero un giorno di averle anch'io le sue stesse così forti. Diceva: nulla succede per caso. E allora, se aderisco a questo modo di pensare di Giovanni Morale, non è un caso nemmeno che questa ragazza del primo premio Parete si chiami Chiara, che è il nome di mio padre Armando, è il nome, è il nome della nonna di Donatella e di Anna, è il nome di mia nonna. Chiara D'Ignazio non poteva essere migliore incarnazione della borsa di studio del premio Parete. Io vorrei veramente, se abbiamo modo, prima di lasciare la parola al nostro ospite, di far dire due parole a Chiara, perché non c'era ragazza che meglio potesse far partire questa borsa di studio del premio Parete. Grazie a tutti voi.
Buongiorno a tutti, sono appunto Chiara D'Ignazio e colgo questa occasione per ringraziare nuovamente la Fondazione Parete per essere appunto stata scelta l'anno scorso come destinataria di questa borsa di studio. È molto importante perché se da un lato rappresenta comunque un sostegno economico al mio percorso di studi, dall'altro secondo me pone l'accento su un concetto fondamentale, ovvero investire nel merito, quindi negli studenti, attraverso questo nella società del futuro. E pone proprio l'accento su un concetto fondamentale, il give forward, ovvero proprio investire nel futuro. Ma come si fa appunto ad investire nel futuro? Investire nella società, in una società migliore attraverso il sostegno del merito, quindi di noi studenti, e che siamo chiamati in prima persona, quindi essendo noi i protagonisti della società del domani, ad impegnarci, a mettercela tutta con passione e determinazione in tutto ciò che facciamo, nelle nostre attività, e quindi è proprio questo a cui io in prima persona mi sento chiamata, ovvero a sognare in grande, a mettercela tutta per raggiungere poi i miei obiettivi, anche quelli più ambiziosi. E questa borsa di studio rappresenta proprio un sostegno a questo mio percorso. E, lancio un appello anche agli studenti, e siamo noi che dobbiamo impegnarci, dobbiamo sognare e cercare di dare il nostro contributo attivo alla società. Ed è per questo che poi ho scelto un corso di studi anche innovativo che mi permetta di acquisire degli strumenti per comprendere come anche l'evoluzione digitale possa e influenzi il nostro modo di pensare nella nostra società e soprattutto nel settore dell'economia. E, quindi dobbiamo cogliere tutti gli stimoli che questa società ci offre, e quindi questa borsa di studio, nuovamente ringrazio, rappresenta un coronamento a questo mio percorso e soprattutto un carico di responsabilità, uno sprone ancora di più ad impegnarmi e dare il contributo attivo a questa società. Quindi grazie ancora e buona giornata. Prego. Prego. E adesso la parola al nostro ospite d'onore Giovanni Minoli, al quale chiediamo anche il compito, terminato il suo intervento, di proclamare quello che è l'assegnatario del premio Parete 2019. Grazie a tutti voi, do la parola a Giovanni Minoli. Buongiorno, io sono stato molto fortunato, mi piace che qui si parla di studio, studiare, 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 perché lo studio è libertà, quando è accompagnato dalla passione, dal sogno, non c'è dubbio che ci aiuta a realizzare i nostri sogni, ma soprattutto a essere liberi in un mondo che è sempre più complicato. Sono stato fortunato perché l'ho potuto fare, l'ho fatto con tanta passione, e quando 20 anni fa qua circa mi sono inventato la storia Siamo Noi, perché anche lì dico, sono stato fortunato perché l'ho potuto fare in un momento in cui, essendo caduto il muro di Berlino e cadute le ideologie, in qualche modo si è aperto la libertà di pensiero, si è aperta per noi che facevamo televisione, si sono aperti anche le cineteche di tutto il mondo, e le cineteche di tutto il mondo hanno dei tesori, dei segreti incredibili. In questo girare per il mondo a cercare materiali per realizzare le 5.000 ore che abbiamo fatto con la storia Siamo Noi, un giorno mi sono imbattuto alla BBC in un documento straordinario che era nascosto e sepolto, perché non era stato mai trasmesso fino allora, siamo a 10-11 anni fa, adesso esattamente non mi ricordo l'anno. Ed era un documento che Bernstein, un grande documentarista inglese, aveva girato seguendo l'ingresso delle truppe inglesi nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. E un documento, una testimonianza sconvolgente di quello che vedeva là dentro, le immagini che abbiamo visto illustrare, quel bellissimo spaccato di intervista
del parete, sono un frammento piccolo dell'orrore che Bernstein è riuscito a filmare. Bernstein però aveva un cruccio, che è il cruccio di oggi, aveva il cruccio della memoria, cioè aveva il cruccio del negazionismo, della possibilità che si arrivasse lentamente a pensare, dice, vabbè, ma insomma sì, poi sarà vero, sarà tutto un po' esagerato, insomma non è andata proprio così. E allora chiese consiglio a Hitchcock, e Hitchcock, da quel grandissimo regista, che gli diede un consiglio fondamentale, dice, guarda, tu quando giri a Bergen-Belsen devi, gli alleati portavano i tedeschi della zona che stavano vicino a Bergen-Belsen, li portavano a vedere che cosa avevano fatto i nazisti, perché in realtà non è che proprio tutti lo sapessero, neanche quelli che vivevano vicini al campo sentivano progressivamente degli odori sempre più forti, ma insomma mettevano anche un po' la testa sotto il tappeto per non vedere. E Hitchcock gli disse, bene, tu devi fare delle panoramiche che leghino in modo definitivo le persone che arrivano a queste fosse con i cadaveri, alle situazioni più drammatiche che riesce a filmare, in modo che il negazionismo sia sconfitto dalle immagini. Le immagini sono la nostra cultura di oggi, soprattutto i ragazzi, lo vedo, perché fanno tesi fatte sui materiali della storia siamo noi invece che sui libri, perché trovano un modello di racconto, di conoscenza che è più vicino alla loro sensibilità. E allora, perché questa premessa? Questa premessa perché vedendo questo documentario pazzesco, veramente pazzesco, orrendo, insomma, a seconda dei punti di vista, ma tremendo, mi è venuto con i miei collaboratori di redazione una riflessione da fare. E la riflessione era questa, dico, ma possibile che una cosa di questo genere, una tragedia così vasta, così devastante, così quasi unica nella storia dell'umanità, sia potuta accadere così? Ma ci sarà stato qualcuno che sapeva cosa capitava. Allora abbiamo cominciato a interrogarci su questo punto, perché la missione dei testimoni, tutti, ognuno a modo suo, l'ha fatta, la continua a fare fino alla fine, fino alla morte. Le scuole sono occupate da testimoni che hanno raccontato, ognuno con la sua sensibilità, la loro vita là dentro. Ma quello è l'individuo. Ma il mondo sapeva? E se sapeva, che cosa ha fatto? E se non ha fatto niente, perché non ha fatto niente? Ecco, allora il documento che vi presento adesso è un breve documento di 10 minuti che ricostruisce esattamente questa domanda, cioè il mondo che cosa faceva? Prima di tutto chi sapeva e perché è potuto capitare? Possiamo vedere il documento. Il film doveva essere realizzato con l'intento di essere mostrato ai tedeschi. La maggior parte della gente in seguito avrebbe negato che ciò fosse realmente accaduto. Ma noi avremmo mostrato questo film come prova. Mi è rimasto un ricordo molto vivo di un corpo trascinato in questo modo, come Cristo in croce, e delle tracce lasciate dalle sue dita. Le immagini di questo documento sono state girate dal regista dell'esercito inglese Sidney Bernstein. Immagini girate all'apertura del campo di concentramento di Bergen-Belsen come prova dello sterminio degli ebrei. Alla realizzazione di questo documento incredibile ha partecipato anche il regista Alfred Hitchcock. E anche lui, temendo che i tedeschi potessero dire che le immagini erano false, chiese continue panoramiche che andassero dai vivi ai morti, perché la verità delle immagini fosse evidente e indiscutibile.
Ma se una parte dell'umanità ha conosciuto l'Olocausto solo nel 1945, alla fine della guerra, c'era invece chi sapeva già, come provano alcuni documenti di un giovane diplomatico polacco, Jan Karski. Jan Karski, durante la Seconda Guerra Mondiale, faceva il corriere tra i capi del movimento clandestino e i capi dei governi alleati. Lo faceva viaggiando in sci attraverso tutta l'Europa, dalla Polonia occupata fino alla Francia e poi all'Inghilterra. Fu proprio questo giovanissimo ragazzo a portare ovunque, inclusi a tutti i capi di Stato, le notizie dettagliate sullo sterminio degli ebrei. Ce lo racconta lui stesso, Karski in persona. La strategia globale da parte di Roosevelt, Churchill e Stalin è la sconfitta militare della Germania, cioè la distruzione del potenziale bellico-industriale della Germania. Nessun altro problema secondario deve interferire. La tragedia degli ebrei, così dolorosa e imbarazzante, per loro era un problema secondario. Dunque per i grandi della terra il problema degli ebrei, la loro difesa e salvezza veniva dopo la sconfitta militare della Germania. Fu soprattutto il presidente americano Franklin Roosevelt a dirlo nel 1942 e lo disse con grande chiarezza proprio a Jan Karski. Roosevelt fu molto gentile. Mi fece parecchie domande sugli ebrei, chiedendomi cosa avevo visto e se potevo fornire delle statistiche, eccetera. Si limitò a dire che quando sarei tornato in Polonia avrei dovuto riferire ai miei capi che avremmo vinto questa guerra e che finalmente, dopo la guerra, i colpevoli sarebbero stati puniti. Non solo, naturalmente, l'America di Roosevelt, ma gli stessi ebrei americani non vollero credere alle rivelazioni di Jan Karski. Come il potentissimo giudice ebreo della Corte Suprema degli Stati Uniti, Felix Frankfurter. Frankfurter disse: signor Karski, un uomo come me che parla con un uomo come lei deve essere completamente sincero. Quindi le dico che non posso assolutamente crederle. Allora l'ambasciatore polacco Jan Czekanowski, che era suo amico, gli disse: Felix, non puoi dirgli in faccia che sta mentendo. Lui è investito di tutta l'autorità del mio governo. E Frankfurter rispose: signor ambasciatore, non ho detto che questo giovane sta mentendo. Ho detto che non sono in grado di credere a quello che ha detto. La tragedia degli ebrei, dunque, per i grandi leader politici dell'Europa in guerra e del mondo in generale, è un tema secondario. Nonostante le informazioni sugli orrori compiuti dai tedeschi fossero informazioni continue e numerose, nessuno voleva sentire e credere. Anche la Chiesa di Papa Pio XII decise una strategia alternativa. Nessuna denuncia, nessun appello formale, nessuna enciclica, come spiega uno dei più importanti storici del Vaticano, padre Graham, americano, gesuita, che ha potuto accedere e consultare gli archivi vaticani. E dagli archivi vaticani arrivano gli appelli di quanti, attraverso proprio la Radio Vaticana, cercavano notizie o conforto sul destino di amici e di familiari. Riccardo, se ne hai, faccele sapere subito. Elena, Mario bene, come tutti noi e i tuoi genitori, comprese sorelle. Firmato la cognata Renata da Genova. Ma sapevamo che c'era la guerra, c'era la violenza, la morte, c'era la tragedia. Allora il Papa voleva fare il buon samaritano, cioè venire in aiuto a tutti i vittime della guerra, senza discriminazioni di razza, di regione o di nazionalità. Ecco padre, ma il 43% dei tedeschi e il 22% delle SS erano cattolici. Lei non crede che una parola del Papa avrebbe impedito forse ai cattolici di compiere dei gesti? Quelli delle SS erano tutti apostati, erano lontani dalla religione, e credere che loro prestino orecchio alle parole del Papa è poco realistico. Fare discorsi che sarebbe assolutamente inutile, e fare più male di bene, non doveva fare questo. La Chiesa dunque sapeva, perché sapevano i nunzi apostolici, ma anche un altro grande organismo internazionale sapeva tutto. La Croce Rossa
internazionale era a conoscenza di tutto quello che stava accadendo, e lo sapevano fin dall'inizio, già dal 1942. Nei suoi archivi ci sono le prove. Il 14 ottobre 1942 fu indetta una riunione del comitato direttivo della Croce Rossa Internazionale. All'interno della Croce Rossa c'era notevole simpatia per gli ebrei. La maggioranza era sufficientemente allarmata dalle informazioni che giungevano e riteneva che la Croce Rossa dovesse rompere la sua tradizione di silenzio. La riunione cominciò alle 3 di pomeriggio. Il presidente interpellò tutti i presenti. La maggior parte di loro si dichiarò favorevole ad un qualche tipo di appello. Poi il presidente diede l'ultima parola a Philippe Etter, a nome del governo svizzero, e a Burkhardt. Furono entrambi irremovibili. Niente appello. Ignorando l'opinione della maggioranza, il presidente della riunione concordò con queste due voci autorevoli. Non ci sarebbe stata alcuna protesta da parte della Croce Rossa di fronte al massacro degli ebrei. Dunque un fronte compatto, politica internazionale, Vaticano, Croce Rossa, ognuna per le sue ragioni ufficialmente oppose un muro di silenzio allo sterminio, combattendolo poi ognuno a modo suo. Ma intanto qual era la situazione in Palestina? Cosa sapevano gli ebrei in Palestina sullo sterminio che stava avvenendo in Europa? Il cronoprogramma di Rigner diceva che c'era stata una riunione in Germania nel gennaio del 1942 in cui era stato deciso di eliminare tutti gli ebrei in un colpo solo. Questo naturalmente andava al di là di qualsiasi immaginazione. Nessuna mente umana poteva concepire una cosa del genere. Quindi l'agenzia ebraica, e in particolare la persona che era a capo del Comitato per la Liberazione, che era il dottor Israak Greenbaum, rispose al dottor Lichtenstein chiedendogli di controllare di nuovo le sue fonti. Si potrebbe dire quindi che una delle reazioni più diffuse fu quella di incredulità. La gente non riusciva ad accettare che una cosa del genere stesse realmente accadendo. Anche la comunità ebraica in Palestina, già nell'estate del 42, dunque sapeva, ma non volle crederlo, non poté credere a un orrore simile. Ma che cosa potevano fare i leader ebraici dell'epoca? E in particolare, che cosa poteva fare Ben Gurion, il padre fondatore di Israele? Che cosa avrebbe potuto fare? Il salvataggio di 100 e 1000 ebrei era soltanto un'azione marginale per Ben Gurion, che era per le soluzioni in grande scala e di conseguenza aveva escluso piccole operazioni di salvataggio. Ben Gurion non ha mai dato un gran peso al problema della salvezza degli ebrei. Considerava invece più importante la fondazione dello Stato ebraico, poiché vi vedeva una soluzione futura alla questione ebraica. Dunque la ragione politica, la ragione di Stato ha prevalso per gli alleati, ha prevalso per il Vaticano, ha prevalso, come abbiamo visto, per la Croce Rossa Internazionale e ha prevalso anche per Ben Gurion, il padre fondatore di Israele. Fin qui la storia con i suoi testimoni, le sue incongruenze, le sue follie e i suoi misteri. Ma per finire, riassumiamo tutti gli interrogativi che ci siamo posti. Perché i governi alleati non sono intervenuti a favore degli ebrei? Perché la Croce Rossa Internazionale ha deciso il non intervento? Perché la Chiesa non ha mai avuto una posizione di netta denuncia dei crimini nazisti? È condannabile Ben Gurion che ha scelto per la nascita di Israele? E l'antisemitismo è stato un atteggiamento dei governi o dei popoli? E per finire, se tutti sapevano tutto, come è potuto accadere? Questo, ragazzi, è il documento importante. È importante perché ci fa capire, al di là delle esperienze singole, delle testimonianze importantissime dei sopravvissuti, ci fa capire il contesto nel quale si è sviluppata questa tragedia, e soprattutto ci fa capire qual è il rapporto fra la politica con tutte le sue durezze, spietatezze e le soluzioni dei problemi. Cioè i politici, e non solo i politici, avete sentito, cioè le istituzioni hanno scelto che era più importante di tutto vincere la guerra. Quella era la premessa di ogni riflessione.
Per fare questo bisognava dimenticare, ognuno con la sua motivazione e anche con la sua idea di intervento, perché a modo loro ognuno poi interveniva, ma nell'insieme era fondamentale non occuparsi del problema dei campi di concentramento per potersi concentrare sul problema della soluzione della guerra. Ecco, questa è una riflessione che secondo me bisogna fare sempre, non bisogna dimenticare mai, perché se no si finisce per non avere risposte, per accontentarsi sempre delle piccole risposte per il problema, magari anche grande, ma immediato, che non viene inquadrato in un'ottica planetaria, che è quella poi che determina i nostri destini poi singoli, concreti. Allora io penso che ricordare significa ricordare le cose che c'erano, che sono capitate, e le tragedie che i testimoni ci raccontano. Parete ne è un esempio clamoroso e eroico, perché ognuno di questi testimoni è portatore di una dimensione di eroismo assolutamente vissuta con la chiarezza di chi scopre la forza dentro di sé di fronte al problema. Cioè, improvvisamente persone semplici, normali, tranquille, scoprono di essere eroi, e viceversa, anche il contrario capita molto spesso. Ma al di là di queste testimonianze, capire qual è il quadro nel quale capitano le cose, ecco perché l'invito fatto da Donato, fatto dalla ragazza che ha preso il premio, ha preso la borsa di studio, di cui la ringrazio per il suo intervento. Ecco, qual è il messaggio? Il messaggio è: studiate, 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 perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Grazie. Il mio compito è anche quello di annunciare il nome del vincitore di quest'anno, dell'illustrissimo vincitore di quest'anno del premio Parete, e il vincitore è Giovanni Tamburi. Giovanni Tamburi è... no, lo lascio spiegare bene a te chi è. Grazie Giovanni Minoli per la presenza, è stato veramente un onore. Gianni Tamburi è stata una scelta proprio che proposta da uno dei membri del comitato scientifico, del comitato di indirizzo del premio Parete, che è un banker di lunga tradizione, Mario Pierotti. L'idea è stata proprio quella legata al messaggio di fondo del premio Parete, che è proprio: non andate a individuare il nemico banalmente, semplicisticamente. Certo, il nemico oggi non è la grande finanza come non lo erano gli ebrei allora, tra l'altro le due cose anche leggermente intersecate, nel leggerlo era ancora più semplice, come dire, individuare il nemico, e continuare ancora oggi a scherzare pesantemente su queste cose su cui bisognerebbe badare tantissimo. Allora, proprio per sfatare ciò, si è pensato ad un grande uomo di finanza, Gianni Tamburi. Forse non è un nome popolarissimo, ma è il banchiere d'affari in questo momento più famoso in Italia, il deal maker più famoso in Italia. Lui ha creato una merchant bank che è Tamburi Investment Partner, la TIP, che in questo momento è quotata in borsa, e che ha realizzato negli ultimi anni alcuni dei miracoli economici più incredibili. Tamburi si è occupato di quel miracolo che è stata Moncler, brand dei piumini in Francia, che andava verso il declino, è diventato un'impresa in mano a Remo Ruffini, che fattura 1.300.000.000 di euro. Gianni Tamburi è, con la sua TIP, con la sua merchant bank, il socio al 19% di quel piccolo miracolo del retail italiano che è OVS, che tutti voi avete ben in mente, che tutti voi conoscete. Lui è socio con la sua TIP al 12% di un altro assoluto gioiello italiano, che è l'azienda
Azimut Benetti dei fratelli Vitelli, padre e figlia, che praticamente hanno gli yacht Azimut venduti in tutto il mondo, venduti come simbolo dell'eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo. Un personaggio del genere mostrava proprio che cosa può essere la finanza buona, altro che grande finanza nemica. Questa è la finanza che raccoglie il denaro delle famiglie, questa è stata la sua scelta, questa è la sua caratteristica come banchiere d'affari, rivolgersi alle famiglie d'Italia non ricchissime, ma non quelle del gota della ricchezza italiana, ma le famiglie con ricchezza medio-grande, e dire, ed è buffo, è curioso e simpatico dirlo in un contesto come quello di una caserma della Guardia di Finanza: cari ricchi italiani, non portate il denaro in Svizzera per farlo rendere, investitelo nei gioielli italiani, nelle imprese italiane che possono così diventare meno bancocentriche, avere il vostro risparmio, e gli italiani risparmiano, e remunerarvi e farlo crescere quel risparmio, e insieme avere l'ossigeno, avere il carburante per svilupparsi ancora di più, visto che la vocazione all'eccellenza le imprese italiane ce l'hanno. Gianni Tamburi è questa declinazione di finanza, quindi il personaggio adatto al premio Parete 2019. Ringrazio ancora tutti voi, consegno un dono che è una scultura della pietra della Maiella al nostro ospite Giovanni Minoli, realizzato dall'artista abruzzese da Limonte in pietra della Maiella, Rinascita è il titolo dell'opera, e lascio ancora la parola ad Antonio Di Marco per le onorificenze prima di restituirla al presidente del tavolo, al generale Agnello. Grazie a tutti voi. Prego, signor Sena. Allora, noi abbiamo assunto questa decisione in seguito alla scelta fatta appunto dalla Guardia di Finanza di dedicare questo luogo a Ermando Parete. Noi rilasciamo oggi 3 attestati, l'alto riconoscimento che il Comune di Abateggio fa al generale Toschi, al generale Agnello e chiaramente al colonnello Grisorio, che rappresenta il comando provinciale. Quindi chiedo al vice sindaco, che oggi indossa anche la fascia del presidente del consiglio comunale, per noi questo è l'ultimo atto che facciamo dopo 15 anni di amministrazione comunale, quindi per noi anche oggi un momento conclusivo dell'uso anche della fascia tricolore. Iniziai 15 anni fa, generale, a una cerimonia di una festa patronale di Sant'Antonio di Padova a Serra Monacesca, e concludo oggi alla Guardia di Finanza. Spero di concludere in modo corretto e funzionale rispetto anche al ruolo che noi sindaci svolgiamo ogni giorno e l'impegno che ci mettiamo in quello che facciamo. Intanto consegniamo per il generale Toschi, che io consegno al generale Agnello, che poi sarà lui a far avere. E tra l'altro oggi, in questo momento anzi, il generale Toschi sta passando le consegne al suo successore, no? Quindi è significativo che in zona Cesarini, come si suol dire, all'ultimo minuto possa godere nella sua terra anche di questo riconoscimento, che saremo ben felici di far pervenire. Grazie. Leggo la motivazione. Attestato di alta benemerenza al Comando regionale Abruzzo della Guardia di Finanza nella persona del generale di brigata Flavio Agnello, per l'impegno profuso affinché la nuova caserma della Guardia di Finanza di Pescara, inaugurata il 13 maggio 2017, fosse intitolata alla memoria del vice brigadiere Ermando Parete, cittadino di Abateggio, sottufficiale delle Fiamme Gialle, reduce del campo di sterminio di Dachau, in vita testimone attivo e infaticabile dell'immane tragedia dell'Olocausto e scomparso nel 2016. Grazie, generale. Grazie. E ancora al chiaramente comandante Grisorio, che è qui con noi, la motivazione è la stessa. Grazie, colonnello. Bene, bene, abbiamo veramente terminato. Grazie anche del riconoscimento. Tra l'altro, anch'io, come dire, in fase di
smobilitazione, sto lasciando l'incarico, e quindi avere tutti gli yogurt in scadenza, va bene? Quindi se lei esce veramente a piedi da qui, dalla caserma, ha fatto come, vuol dire, veramente la ringraziamo di cuore per tutto quello che ha fatto e veramente per l'amicizia che ci ha sempre profuso. Detto questo, abbiamo terminato. Se il colonnello Miseri vuol dettare qual è il programma di adesso, e praticamente ci alzeremo per quello che ci dirà adesso il colonnello Miseri. Grazie. Sì, il convegno è terminato, i ragazzi si possono accomodare ritirando dei gadgets all'ingresso, quindi possono defluire. Le autorità, accompagnati dalla massima autorità, quindi dal prefetto di Pescara, porranno una corona a memoria di Parete sulla targa d'ingresso. Grazie. Non siamo prima i fiori, comandante. Sì, prego. Prego, avvicinatevi pure. Dopo che hanno messo. Per non tradire il giuramento prestato all'Italia, veniva deportato ed internato in un campo di sterminio. Nonostante le torture subite, riusciva a rientrare in patria, ove ha instancabilmente insegnato alle giovani generazioni a non restare in silenzio di fronte all'orrore della guerra e all'ingiustizia. A Bateggio 1923, Dachau 1945, Pescara 2016. Ci avviciniamo qui, in questa sala.